Ciao amici, bentornati nel nostro canale. Ciao. Anna e Marco, vita in Inghilterra. Oggi parleremo di un argomento molto particolare. Un argomento che abbiamo cercato di evitare fino adesso, ma che oggi abbiamo deciso di trattare con voi semplicemente perché ci è arrivata una lettera da 10 Downing Street, quindi dal primo ministro, una lettera indirizzata a tutti coloro che abitano nel Regno Unito. Anche se Boris purtroppo in questi giorni, In come avete ospedale. sentito, è in ospedale ed è stato colpito anche lui dalla malattia. Speriamo che questa lettera non sia stata firmata da lui, se Speriamo no che mi lavo sia. le A mani. Mucchina ne abbiamo. Oddio, firmata è firmata da È lui. fermata, Speriamo sia una ragazzi. stampa. No, dovrebbe essere una stampa, dai. Andiamo a farla vedere ai nostri amici. Firmata da Boris Johnson. 10 Downing Street. Questa lettera si rivolge a tutti quanti per coinvolgere la popolazione nel rispetto delle misure prese per fronteggiare il coronavirus. Si fa riferimento al fatto che si sa che queste misure provocheranno dei disagi e che la vita cambia drammaticamente. Non solo per gli individui, ma per le famiglie, per le comunità, comunque per tutta la società, ma fa leva sul fatto che queste misure sono necessarie assolutamente, proprio per non pesare troppo sul sistema sanitario. Quindi, si dà una semplice istruzione: dovete restare a casa. In questo caso si usa un must. You must stay at home. Vorrei dire che non è frequente in questo paese sentire dei divieti categorici. Piuttosto ti dicono you should, dovresti. Dovresti, sono E molto. questo è anche evidenziato in grassetto. Diciamo che di solito per una questione di cortesia inglese devo dire che qui sono molto più indiretti nel far capire le cose, ma in questo caso non ci sono assolutamente dubbi, qua devi stare a casa. Si fa riferimento anche al fatto di non incontrare parenti o amici, che mi fa venire in mente una mia amica che in seguito al lockdown in Italia aveva ricevuto comunque inviti da parenti e amici per andare a mangiare la torta e lei si era parecchio risentita. Dopodiché si fa riferimento appunto alle sole ragioni per cui si può lasciare casa, che in questo paese sono la spesa per generi alimentari, medicine, una forma di esercizio al giorno che può essere una camminata, una corsa in bici e per cercare cure mediche. Però qui non dicono mai se puoi andare dal veterinario, ma immagino che rientri nella categoria di spese di cure mediche. Qui faccio una piccola parentesi, in quanto io nei giorni scorsi, essendo magazziniere, mi aspettavo una telefonata dal mio manager perché dovevo scaricare un camion, una consegna che aspettavamo, e quindi mi ha chiamato dopo, ero già pronto per andare, e con tanto di messaggio, perché ci tenevo proprio che fosse scritto nel caso la polizia mi fermasse. Almeno ho qualcosa in mano per far vedere che veramente sto andando a lavorare. Fortunatamente poi mi ha chiamato che non serviva e quindi mi godo il giardino. Sì, infatti l'ultima ragione per cui si può viaggiare è essenzialmente una ragione lavorativa, laddove il lavoro non possa essere svolto da casa, come nel mio caso, che fortunatamente lavorando al computer posso lavorare da casa. Logicamente si fa anche riferimento al fatto che la polizia possa multare il mancato rispetto di queste regole e onestamente io ho visto la polizia ultimamente in giro. Già. Dopodiché, in questa lettera, logicamente si loda l'NHS, il sistema sanitario locale. Si fa riferimento anche al fatto che queste regole potrebbero cambiare e che verremo aggiornati laddove sia necessario. E dopo è firmata da Boris, spero che non sia proprio lui. È falsa la firma. No, è stampata, È meno stampata. male. Falsa. Quindi non vale sta lettera. Dopodiché hanno incluso anche un opuscolo. L'opuscolo del bon ton dell'ammalato, Quindi del portatore questo sano. opuscolo spiega appunto di nuovo le ragioni per cui si può lasciare casa, sempre lo shopping per
necessità di base, una forma di esercizio al giorno che essenzialmente deve essere svolta con persone della propria unità familiare. Ragioni mediche o ragioni di lavoro necessarie. Dopodiché si fa riferimento ai sintomi, ai numeri da chiamare nel caso si abbiano sintomi, l'avviso speciale per le persone sopra i 70 anni o con particolari condizioni di salute o le donne incinte, e poi anche il supporto che il governo ha stanziato, questi 330 miliardi, a sostegno delle aziende. Dopodiché uno schemino su una dinamica eventuale di un nucleo familiare che contragga il virus e i tempi di sviluppo. Se questo virus ha insegnato una cosa al mondo è come lavarsi le mani. Come lavarsi le mani? Adesso io non vorrei dire, ma io le mani me le lavavo bene anche prima e non è questo virus che ci ha insegnato a lavarsi le mani, perché di fatto tutto quello che viene detto sulle norme igienico-sanitarie noi le avevamo sempre adottate. Esatto, per noi era la base. Io il carrello comunque della spesa non l'ho mai toccato neanche prima. Anche del, aprire virus. E chiudere le porte. O le maniglie delle porte, io penso di avere i gomiti prensili. Anche quando vado per esempio in bagno a lavoro, mi prendo la salvietta, mi asciugo le mani, con la stessa salvietta apro la porta per uscire e la butto nel bidone fuori. Quindi, io non so, cioè, tutto quello che hanno detto per me, come per misure noi. Di sicurezza per questo virus. Io sono sempre stata a sostegno delle mascherine, come in Giappone, lo trovo un accorgimento intelligente. Sì. Anche se magari sono quelle chirurgiche, quindi ad una via, comunque impedisci di infettare gli altri. È per questo che in Giappone o comunque nei paesi del sud-est asiatico le mascherine si usano a prescindere, in modo che le alte concentrazioni di popolazione che hanno loro, per esempio sui mezzi pubblici, si limita leggermente il diffondersi delle malattie di stagione, che mi sembra una cosa intelligente a prescindere dal coronavirus. Si era criticata tanto la scelta di, diciamo, all'inizio dello UK, oddio, tengono aperto, fanno quello che vogliono, ma non siamo andati ad ascoltare bene, parlo per tutti chiaramente, perché soprattutto i media poi ne hanno fatte e loro sono bravi. Che la scelta appunto del governo inglese è stata per settori a scaglioni, quindi in base alle risposte e ai contagi, i numeri che c'erano, facevano delle scelte e questo poi lo andremo a vedere nel dettaglio con Anna. Comunque è stata presa una decisione in base appunto a quello che succedeva in quel momento lì. Non era fatto a caso, so, io così. Io penso che comunque il clamore mediatico sia stato devastante, incredibile, per... proprio perché diciamo che i media non aspettano altro che situazioni tragiche per speculare e fare audience. Quando si parlava di immunità di gregge, logicamente ha provocato scandalo, posso capire. Tuttavia, da quel che ho capito, ci sono paesi che questa immunità di gregge la stanno adottando effettivamente, come mi pare Israele, da quello che mi diceva un mio conoscente. No. Loro hanno isolato solo le persone a rischio e il resto se lo dovrà prendere. Che poi... poi non so se questa misura sia cambiata nel frattempo, perché non ho idea dei numeri che ci siano in Israele in questo momento. Comunque qui, quando si parlava di immunità di gregge, era una risposta momentanea del governo e infatti dopo pochi giorni si è anche fatto dietro front, si è fatta una bella inversione di marcia e si è ascoltato dei nuovi pareri medici. Io dico che è molto facile criticare, soprattutto quando non si hanno non si ha la pienezza dell'informazione. E devo dire che come italiani a noi piace tanto parlare degli altri paesi e trattarli come se fossero affar nostro. Quello che vedo io qui, sì, c'è interesse per quello che fanno i paesi in Europa, c'è interesse soprattutto a quello che fa l'Italia e quello che fa la Germania, ma non in maniera, come si può dire, distruttiva, indisfattista, ma in una maniera di paragone in positivo. Ho letto tanti articoli che lodano il sistema sanitario italiano, quello che sta facendo la Germania sul fronte dei test, quindi non è più un andare a cercare il perché quello ha detto questo, perché quell'altro ha detto... Sì. In Italia sembra non si veda l'ora che qualcuno
faccia un errore perché ecco, avete visto i tedeschi, avete visto i francesi, avete Diciamo che è visto. una cosa secondo me molto Ragazzi, italiana di andare in Italia a ce n'è di problemi. curiosare. Veramente. Vabbè, comunque, a parte questa parentesi, la risposta del governo era sempre stata a fasi. La prima fase la chiamavano fase del contenimento, che era quella che era già iniziata a gennaio. Gennaio. A gennaio, in cui si isolavano le persone che tornavano da luoghi a rischio. Infatti è stato il primo ad adottare queste misure lo UK, aeroporti, aeroporti, anche perché è E un'isola, isolare le quindi i persone. numeri, se andate a vederli, lo UK è stato sempre uno degli ultimi in Europa. Dopodiché la fase di delay, quindi cercare di ritardare la malattia, questo si fa tramite sempre l'isolamento delle persone con sintomi. Poi è stata adottata anche la restrizione dei ritrovi di persone. Dopodiché incoraggiare il lavoro a casa, che questo è stato implementato, io direi almeno per quanto riguarda la mia ditta e quelle del mio parco Perfetto. commerciale da subito, perché già quando in Italia iniziava il lockdown, da noi si era già iniziato a fare preparativi per il lavoro a casa. E poi la chiusura delle scuole. Forse la chiusura delle scuole è stata un po' più lenta, però partiamo già da un livello di numeri che era di ben inferiore a quello che c'hanno in altri paesi. Ah, sì. Poi io penso anche che sia una questione di comprensione da parte della popolazione, perché se la popolazione sente la necessità di farlo, come è stato in Italia, che c'erano tantissimi casi, e un'emergenza veramente seria, allora le persone possono più facilmente capirlo. Però, come abbiamo visto anche in Italia, non tutti subito avevano capito la gravità, e la serietà della situazione. Per quello le persone continuavano a uscire, andare su Picnic, i gli picnic, argini, gli argini, i esatto, e i numeri ritrovi. erano di gran lunga superiori a quelli che avevamo qua. Quindi posso anche cercare di capire il perché si sia aspettato un po'. Certo, uno dice, col senno del poi, aspettare non è una gran cosa, però bisogna anche valutare come le persone recepiscono misure restrittive. E devo dire che in questo paese, che non è abituato a misure restrittive, sono persone che appunto vivono per educazione indiretta, nel senso, non è che potresti per favore fare questo? Ah sì. Fallo. Vorrebbe dire fallo, fallo, è il nostro imperativo, fallo. Ma tra l'altro anche noi andiamo a passeggiare qua attorno, perché non è, tra l'altro noi siamo a casa. È un altro dato che voglio riportare, la diversità, perché molti amici mi chiedevano, soprattutto sui social, ma come fatelo voi lì? Va detto che i paesini qui del countryside sono rimasti gli stessi di 400 anni fa. Non c'è l'area commerciale, sono piccoli negozietti, le case sono le stesse, sempre quello è il centro cittadino e i parchi sono enormi. Non solo, la gente quando ci troviamo così a fare delle passeggiate, già in fondo si girano, vanno via, ma stiamo parlando di centinaia di metri di differenza Sì, e devo dire che cambiano c'è strada. parecchio Quindi rispetto di avete quello. capito che. Dopo, cioè, questo è quello che succede da noi in un piccolo centro. Penso che a Londra sia molto più difficile una Londra come dinamica del Milano, ovvio genere. che è tutto diverso, che i numeri sono diversi, i casi sono diversi. E anche la risposta delle persone sia diversa. Qui ho sentito molte persone chiederti scusa, perché magari invece di 100 metri hanno cambiato strada dopo 50 metri, dall'altra parte della strada ti chiedono scusa. Ho aperto la porta di casa e c'era una persona che passava davanti al nostro vialetto, e qua cosa sono? Stiamo parlando 6, di 5-6 metri, e di mi ha più. chiesto scusa perché passava davanti a casa. Il vialetto ce l'ho come questa distanza qui, cioè. Quindi sì, c'è parecchio rispetto, almeno in questa zona qui, e siamo anche felici per questo, siamo grati perché possiamo trovarci in un Veramente. posto che non ci lascia grosse preoccupazioni. No. Dopodiché l'altra fase, la fase la chiamano della mitigazione, in questa fase si prevede di assumere del personale sanitario in pensione, cosa che in realtà è già avvenuta perché se guardiamo il più di mezzo milione di volontari che sono arrivati ad assistere il sistema Sì, sanitario. neanche 2 giorni hanno avuto una
una risposta allucinante, E qui si vede nessuno, ancora cioè, una volta il senso di il senso di comunità. comunità, di paese, cioè che ti senti parte di un paese. Sì, Non... assolutamente. E i cenni di sostegno ripetuti, in ogni strada ci sono appesi dei cartelli per l'NHS, i bambini fanno disegni e li appendono alle finestre. Quando si va al supermercato Applaudono tutti si assieme, fa si un fa il minuto di minuto. raccoglimento per l'NHS per riflettere sulla situazione, quindi cioè, E sono cose senti, che lasciano abbastanza stupiti. e si sentono applaudire i guanti che però sono stato Dopodiché, forte. la fase che comunque continua da sempre è quella di ricerca. Che sia giusto o sia sbagliato, questo noi non lo sappiamo, non siamo Non siamo personale medico, medici, quindi non possiamo dire le cose. quindi non sappiamo. Questo è quello che succede qui. Volevamo semplicemente presentarvelo, cercando di essere più neutrali possibile, perché penso che in una situazione così sia facile scadere nel politico, e questa non è una situazione politica. Certo, viene fronteggiata dalla politica, ma per quanto riguarda il sentire comune, i sentimenti, la condizione delle persone, questa non è politica. Almeno non sentiamo il dovere di esprimere un'opinione in questo senso, appunto sul giusto o sbagliato. Cioè, è già difficile parlare di queste cose cercando di essere neutrali, quindi spero apprezziate l'impegno. Esatto, il nostro canale cerca e cercherà sempre di essere apolitico, Imparziale, apocalittico. anch'io. Ecco, per darvi comunque una panoramica sulla situazione ad oggi, 6 aprile, alle 9 di mattina di oggi, 6 aprile, si sono trovati 51.608 positivi, di cui fino adesso 5.373 hanno perso la vita. Questi dati si riferiscono solo a dati ospedalieri, perché vi ricordiamo che qui i test vengono effettuati solo a chi va in ospedale. Quindi questi numeri dicono e non dicono, perché non si tiene conto di tutte le persone magari infette a casa Già. che I non sono andate. sintomatici Sì, a parte asintomatici, o persone che stanno passando una malattia lieve a casa, quindi non sappiamo esattamente l'ammontare totale, degli infetti. Di questi 51.608, 42.990 sono in Inghilterra, e nella nostra contea del Northamptonshire sono 428. Londra, logicamente i dati di Londra si riferiscono a tutti i borough messi insieme, e per l'NHS la cifra per Londra ammonta a 12.636 infettati. i distretti in pratica. Sì, questa è la cifra di tutti i distretti messi insieme di Londra. Ancora, questi numeri appunto sono parziali, perché i test vengono effettuati solo a chi è in ospedale. Il governo cercherà di intensificare i test, speriamo lo faccia il prima possibile. Se tutti vogliono comunque ritornare alla normalità e alla loro routine. Esatto, che dire. Sono momenti difficili per tutti, soprattutto pensiamo a tutti gli italiani. All'inizio marzo sono costretti in casa, noi abbiamo la fortuna di avere un giardino, di poter uscire di casa senza grosse preoccupazioni, perché ancora una volta al giorno riusciamo a uscire. Marco va a fare la spesa, io non vado, quindi sono una persona a famiglia, abbiamo deciso andrà a fare la spesa. Va Marco perché... Tra l'altro, ragazzi, ho questa barba qui e con le mascherine non andrebbe bene. Andrebbe senza barba per essere completamente aderente, però a me la barba piace così tanto che è l'occasione giusta per farla crescere. Perché lui cerca di andare in orari logicamente in cui c'è meno gente possibile. Abbiamo dei guanti, una mascherina. Abbiamo preso due mascherine, due tipi di mascherine. Queste sono le mascherine. E la prima che vi faccio vedere, che è questa qui, è la PM 2.5, sì, quella Quella antiparticolare. antiparticolato che noi quando abbiamo comprato dal sito ci avevano promesso che era quella giusta, diciamo. Poi il sito, Ha furbacchione, chiuso. ha chiuso ed è sparito. Chissà quante volte è successo in giro nel mondo che ne hanno approfittato di questa cosa qui. Comunque era già qualcosa, l'abbiamo presa
grigia e nera per tutti e tre. Non serve a niente. Si sa che non servono a Sì, niente, però meglio che andare via senza, meglio però non che serve a niente. esatto. Dopodiché è arrivata questa. Non erano prezzi montati ancora. Neanche di questo sono prezzi montati. Devo dire che i prezzi sono stati abbastanza adeguati. Questa è una FFP2. Questa è quella corretta. Logicamente sulle mascherine ci sono tanti pareri, soprattutto sull'utilizzo delle mascherine. Adesso non ce le mettiamo Per perché non, sì. non ha senso metterle adesso. Diciamo che il giusto protocollo, vademecum, dovrebbe essere: vai al supermercato, non devi avere la mascherina, cioè devi averla con te, ma non devi averla in faccia mentre guidi la macchina, dove vai in giro, e neanche i guanti, non ha nessun senso, perché in quel momento lì sei dentro la tua macchina. Come si fa? Prima ti metti la mascherina, Bisogna avere le mani mani pulite. pulite, sanificate, questo è il processo, diciamo. Ti metti la mascherina, ti metti i guanti, ti prepari un sacchettino di salviette di quelle lì che possono pulire, Disinfettanti. disinfettanti, e vai a pulire il carrello, entri, fai la tua spesa, non ti tocchi mai la faccia, non devi toccare assolutamente nulla. E poi il Soprattutto non processo. la mascherina e non il filtro davanti. Io ho prurito, a me questo qua fa un prurito, però vabbè, me le tengo, insomma, perché con la barba appunto, primo non aderisce, secondo fa anche prurito, anche perché poi si crea vapore, acqua internamente. E altra parentesi, una parentesi che apro, cortissima, è uno starnuto di un malato, diciamo in questo caso, crea aerosol, cioè crea i vapori. Non la gocciolina che la spari anche a 50 metri, non è quella. Il virus può passare anche attraverso aerosol, quindi queste non sono perfettamente, sono solo quelle mediche sono quelle idonee, e anche lì comunque abbiamo un qualcosa che passa. Ecco, ci tenevo a dire soltanto questo qui. Poi quando hai finito di fare la tua spesa, carichi tutto nel carrello, sanifichi la macchina, le cose, ti togli i guanti e dopodiché togli la mascherina, la metti su almeno su Contenitore. un contenitore, su un sacchetto, questo è il processo che noi facciamo, e non tocchi nient'altro. Dove Contando hai che tutto quello toccato, che hai insomma, toccato con i guanti può ecco. essere potenzialmente infetto. Quindi i Esatto. prodotti, i sacchetti della spesa. Esatto, noi lasciamo di solito fuori almeno una giornata, se non sono cose importanti. Ragazzi, ci salutiamo qui, speriamo che questo video vi sia piaciuto, lasciateci come sempre il like e l'iscrizione se vi piacciono, condividete, schiacciate la campanellina, cling cling cling, e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao ciao.